In questo video parleremo dello studio di diverse equazioni riguardo i dI istantonei e descriveremo delle, le nuove possibili connessioni matematiche con la costante Martin-Tray-Banks, alcuni parametri della teoria dei numeri e della teoria delle stringhe. Ma prima di passare al lavoro vero e proprio, diamo un'occhiata a cosa sono gli istantonei. Questo logicamente l'abbiamo preso da Wikipedia per dare soprattutto a chi ci legge un'idea chiara di quello che stiamo trattando. Prima del concetto di istantonei viene il concetto di D-brana. In teoria delle stringhe, le D-brane, o per esteso brane di Dirichlet, sono brane caratterizzate dal fatto di essere le ipersuperfici su cui poggiano i punti estremi delle stringhe aperte che su di esse si muovono con le condizioni al contorno di Dirichlet. Quindi le D-brane sono brane caratterizzate di essere ipersuperfici su cui poggiano, immaginiamo una stringa come un laccio, i due estremi, quindi queste le ipersuperfici su cui poggiano i punti estremi delle stringhe aperte che su di esse si muovono con le condizioni al contorno di Dirichlet. Le condizioni al contorno di Dirichlet e le D-brane hanno avuto un lungo periodo di incubazione prima che il loro vero significato fosse pienamente compreso. Una sintesi tra le condizioni al contorno di Dirichlet e quelle di Neumann fu utilizzata da Warren Siegel nel 1976 per ridurre le dimensioni utilizzate dalla teoria delle stringhe aperte da 26 a 4. Siegel citò un precedente lavoro mai pubblicato di Alpern e un articolo del 74 di Chodos e Thorne, ma rileggendo queste ricerche si nota come siano più vicine al concetto di dilatone che alle condizioni al contorno di Dirichlet. L'opera di Siegel però a quel tempo fu poco considerata. L'uso delle condizioni al contorno applicato alle coordinate spazio-temporali, definendo anche il cosiddetto dI istantonei, ecco quindi quello di cui parleremo nel lavoro che ci apprestiamo a leggere. Fu introdotto, ripeto, l'uso delle condizioni al contorno applicato alle coordinate spazio-temporali, fu introdotto da Michael Green nel 77 per definire nella teoria delle stringhe oggetti puntiformi necessari alla definizione dell'interazione forte. La compattificazione delle stringhe, studiata da vari fisici, Harvey, Minahan, Ishibashi, Onoji, Pradisi, Sagnotti, negli anni 87-89, implica anch'essa le condizioni al contorno di Dirichlet. Nel 1989 i fisici Orava, Dai, Lake e Polkinski scoprirono che la T-dualità scambiava tra loro le condizioni al contorno di Neumann e quelle di Dirichlet. Questo risultato confermò che le condizioni al contorno comparivano ogni volta che si consideravano stringhe aperte. Nel suo articolo, Dai coniò il termine Dirichlet brane, abbreviato in seguito in D-brane, per denominare questi oggetti. Sempre in quell'anno, Lake dimostrò che le D-brane sono governate dall'azione dB, l'azione di Dirac-Born-Infield. Il dI istantonei è stato studiato approfonditamente da Green agli inizi degli anni 90, mentre nel 94 Polkinski ha dimostrato che esso è responsabile dell'effetto non perturbativo di stringa previsto da Schenker. Nel 95, sempre Polkinski dimostrò che le D-brane generano i campi elettrici e magnetici di Raman-Ramon, RR, richiesti dalla teoria delle stringhe. Ecco. Ora, dopo questa panoramica sulle D-brane e gli istantonei, procediamo a leggere, anche qui abbiamo messo come fotografie Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, perché appunto si parla delle brane di Dirichlet, le condizioni al contorno di Dirichlet. Quindi, conseguenza di questa bellissima matematica di cui Dirichlet è stato il fautore. Allora, questo è il lavoro di cui noi tratteremo, cui noi analizzeremo alcune equazioni. Quindi, analizziamo la seguente equazione, inerente il contributo dell'istantonei. L'equazione è questa. Vediamo che per sviluppare questa equazione la divideremo in diversi spezzoni. Questa è una prima parte.
dove questo è uguale a questo. S gamma con 0, S gamma con 0 è uguale a tutto questo. Ora, questa parte qua, che è quella che moltiplica tutta l'espressione seguente, cioè questa. La teniamo da parte e incominciamo a calcolarci prima tutta questa parte qua, che inizia dalla parentesi, da questa parentesi graffa e finisce da quest'altra parentesi graffa. Quindi, dopo le opportune semplificazioni, abbiamo il primo spezzone dell'equazione è questo. E il risultato è questo. Logicamente anche qui ci sono lo studio delle espressioni che noi mettiamo nel programma. Noi siamo Wolfram Alpha, ottimo programma online. Quindi c'è lo studio della funzione, forme alternate, integrale definito. Ora, questa è la seconda parte, un altro spezzone di quell'equazione. Ecco qua, quest'altra espressione. Questa è l'espressione come interpretazione, quindi il dato, e questo è il risultato. Questa espressione, quindi, noi di questa parte non ne terremo conto nel risultato conclusivo, quando andremo a sommare i diversi termini che abbiamo sviluppato man mano. Questo non dà contributo, dà zero come risultato. Adesso c'è quest'altra parte. Questa è l'interpretazione. E questo è il risultato. In questo caso lo studio della funzione o dell'espressione ci dà il grafico tridimensionale che noi mettiamo in connessione con una D-brana, con istantone, cioè con una figura che noi interpretiamo come una D-brana istantone. Questo è il grafico di contorno, ci richiama un po' l'idea di un frattale. Anche qui lo studio dell'espressione, forme alternate, radici, derivate, integrale indefinito, limite. Ora, quest'altra parte dell'equazione, che poi è l'ultima. Arriviamo alla chiusura con la parentesi graffa. Questa espressione l'abbiamo sviluppata in due modi. Questo è il primo modo, questa è l'interpretazione. Questo è il risultato. Anche qui lo studio dell'espressione. Ecco. Questo è il secondo modo. Questa è l'interpretazione. E questo è il risultato. Ancora, un termine che fa parte dell'equazione principale, questa è l'interpretazione, questo è il risultato. Anche qui lo studio della funzione o dell'espressione, derivata, integrale, limite. E questa è un'ulteriore
interpretazione di questi dati che sono stati messi, questo è il risultato. I risultati in rosso sono quelli che ci servono per poi ottenere l'espressione definitiva alla fine di questi vari passaggi. Anche qui lo studio della funzione, le forme alternate, rappresentazione, eccetera. Ora, per quella parte che abbiamo visto prima, quella forma che abbiamo visto prima, mettendo questi valori al posto delle lettere, questi numeri, era A uguale 64, B grande uguale 32, C grande uguale 16, lambda maiuscolo uguale 8, K maiuscolo uguale 4, R, Z sono uguali a 2, D uguale 1 ed S uguale 1/2, otteniamo questa espressione e questo risultato. Anche qui lo studio della funzione, forme alternate, radici complesse, derivata, integrale indefinita. Ora, al posto di teta maiuscolo, mettiamo questo valore qua, che prendiamo dal grafico, quindi 76.4 al posto di teta maiuscolo, e vediamo che l'espressione precedente diviene così. Da questa quindi abbiamo questo risultato. Anche qui lo studio della funzione, serie, rappresentazioni integrali, e continuiamo ancora quindi a mettere insieme questa parte qui che è questa stringa di caratteri alfanumerici, numeri e lettere, e vediamo che per A uguale 64, B uguale 32, C uguale 16, lambda uguale 8, K uguale 4 ed RZ piccolo uguale a 2, abbiamo questa espressione, ok? Notiamo che dove sta Z con questi simboletti U2.G2G3, dove 2 e 3 si considerano in basso quando è scritto così. Quindi U2.G2G3, noi consideriamo tutto questo uguale a 2. Ecco perché vediamo nell'espressione, in questa espressione, Z2. Quindi l'espressione è questa, il risultato, questo qui. Okay. E il risultato in forma decimale si scriverà così. Anche qui lo studio della funzione, le rappresentazioni alternate, le rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni in forma integrale. Vedete quanta bella matematica? Ecco che adesso rimane quella parte, diciamo, quell'espressione che noi dobbiamo moltiplicare per tutto quello che abbiamo ottenuto. Quindi, ricordandoci che omega maiuscolo per sigma maiuscolo vale a 128, che è 64 per 2, che R maiuscolo vale 8, che T maiuscolo vale a 4,
noi da questa espressione e da questa espressione e questa, sostituendo i numeri, sostituendo le lettere ai numeri qua definiti, abbiamo questa che moltiplica tutto il resto, cioè tutto quello che abbiamo trovato nei vari passaggi, nei vari sviluppi dei vari pezzi dell'equazione. Tutto questo, per questo abbiamo questa espressione. E infatti ci troviamo, trascurando l'espressione che ci dava 0, abbiamo questo risultato, quest'altro risultato e questo risultato. La somma di tutti questi termini deve essere moltiplicata per questa espressione. E il risultato finale è questo, 363,48. Quindi il risultato finale di questa equazione, dopo i vari sviluppi parziali, ecco, il risultato finale di questa equazione, dopo che abbiamo sviluppato prima i vari pezzetti, ricordiamo che allora abbiamo sviluppato prima questo, poi questo, poi questo, quest'ultimo l'abbiamo diviso in due, prima questo, e poi questo. Ok? E alla fine otteniamo come risultato 363,48. E questo è lo studio dell'ultima espressione, cioè di questa espressione. Le rappresentazioni alternative, le rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni in forma integrale. Ora, da questa espressione, dopo alcuni calcoli, otteniamo quest'altra espressione, il cui risultato è 1728,99. Come abbiamo ottenuto questo risultato? Prendendo l'espressione e effettuando alcuni calcoli. E precisamente l'abbiamo moltiplicata per 4 più questo numero decimale, che non è altro che il valore di una frazione continua di Rogers-Ramanujan, è 0,956866373. Questo è il valore di una frazione continua di Rogers-Ramanujan, una importante frazione continua di Rogers-Ramanujan. 4 è un numero di Lucas, più questo, quindi moltiplica tutta l'espressione, che a sua volta viene, a cui si aggiunge 199, che è un numero di Lucas, 76, che è un numero di Lucas, si toglie di nuovo 4, che è un numero di Lucas, si aggiunge 29, che è un numero di Lucas, più 3 pi greco. E il risultato finale è questo che abbiamo detto, 1728,99. Ed è un numero ricorrente, 1728,99, vicinissimo a 1729, che è il numero di Ardi Ramanujan, è vicino alla
al range della massa del candidato Global F0 1710, che è un mesone scalare. Anche qui lo studio della funzione. Rappresentazioni in forma di serie, le rappresentazioni in forma integrale, da questa stessa espressione, sottraendo 1, effettuando la radice quindicesima di tutto e aggiungendo questo regolarizzatore che contiene la costante di Marvin-Leibniz elevata a 1 meno 1 fratto 4 pi greco più pi greco, tutta l'espressione, quindi togliamo 1, quindi verrà circa 1728, effettuiamo la radice quindicesima e aggiungiamo questo regolarizzatore, il risultato sarà 164494, vicinissimo, quindi un'ottima approssimazione a valore di z2, altro numero ricorrente. Z2 è un valore della funzione z di Riemann ed è uguale a pi greco al quadrato fratto 6. E noi ipotizziamo che sia la traccia della forma di un istantone. Sempre la stessa espressione, dividendola per 27, o moltiplicando tutto per un 27esimo, il risultato elevando al quadrato e aggiungendo 2 pi greco, che non è altro che la circonferenza con raggio unitario, otteniamo come risultato 4096,12, altro numero ricorrente, vicinissimo a 4096, che è 64 al quadrato, il quale moltiplicato per 2 ci fornisce 8192, che è il gruppo di Gauge SO 8192, fondamentale per quelle che vengono definite teorie di stringhe bosoniche aperte. Anche per questa espressione abbiamo lo studio della funzione, quindi le rappresentazioni alternative, le rappresentazioni in serie, anche qui tanta bella matematica, come si potete vedere, rappresentazioni integrali. Adesso analizziamo quest'altra equazione. Questa equazione concerne la correzione dell'istantone alla metrica fondamentale, di livello fondamentale. Quindi la correzione a livello della metrica di livello fondamentale, questo istantone. L'equazione è questa. Beh, qua basterà separarla in due parti e poi moltiplicare questa parte qua che tralasciamo per il momento per tutto il resto delle espressioni. Quindi l'espressione sarà questa tra parentesi uguale, una qua e una qua. Questa è tutta l'espressione a cui moltiplicheremo questo termine. Dopo le opportune semplificazioni, questa quindi è l'espressione che noi andremo a inserire. E questa è questa qui, cioè quella che andremo a moltiplicare per tutta l'espressione. Anche qui abbiamo questa interpretazione. Questo risultato parziale, si intende. Questa è il secondo pezzo dell'equazione, questa è l'interpretazione, quindi l'espressione inerente ai dati, e questo è il risultato. Quindi, in conclusione, ricordando di moltiplicare il tutto per questa,
Questa è l'espressione, tutta questa, e questa è, che dovrà essere moltiplicata per tutto questo. Logicamente daremo alle lettere di vari valori. Notiamo come tutti i valori siano basati sul numero 8. 4, 4 per 2 fa 8, 32 sarebbe 8 per 4, 128 sarebbe 2 per 8 per 8, 32, 4 per 8, 2, 8 diviso 4, 64, 8 al quadrato, 4, 8 diviso 2, 64, 8 al quadrato e così via. Vedete che sono sempre numeri scelti in maniera coerente questi dati. Mettendo questi valori in questa espressione che abbiamo ottenuto, avremo questa espressione e da essa ci ricaviamo questo risultato che sviluppato in approssimazione decimale ci dà questo. Quindi il risultato dell'equazione data all'inizio, cioè questa, ok? Quindi il risultato di questa equazione è questo qua, 0,009542 anche per quest'ultima espressione che ci fornisce il risultato conclusivo abbiamo lo studio della funzione, quindi forme alternate, questa. Ora, dall'espressione da cui abbiamo ottenuto il risultato, invertendola e moltiplicandola per 17, quindi effettuando 17 diviso tutta l'espressione, e sottraendo 55, dove 55 è un numero di Fibonacci, otterremo questo risultato. Questa espressione, questo risultato, che ci fornisce 1729.0, quindi punto 0 circa 1729.0 significa che ci sarà qualche numero oltre lo 0, ma è un numero praticamente vicinissimo a 1729, che già abbiamo detto cos'è. Anche qui lo studio della funzione. L'unica cosa che volevo dire riguardo a 1729, a parte che anche se è un numero ricorrente, è un numero taxicab. Numero taxicab in quanto è il numero che può essere scritto come la somma di due cubi in due modi differenti. In questo caso 1729 sarà uguale a 10 al cubo più 9 al cubo e 12 al cubo più 1 al cubo. Questo è lo sviluppo lo studio di questa espressione, quindi forme alternate, rappresentazioni alternate. Anche in questo caso, prendendo tutta l'espressione precedente, elevandola a un quindicesimo, facendo la stessa cosa, effettuando la radice quindicesima di tutta l'espressione e aggiungendo il regolarizzatore contenente la costante di margine e base, otterremo questo risultato, che è uguale a 1644939655, vicinissimo a 1644934, che è il valore di Z2, che è uguale a pi greco quadrato fratto 6, che noi ipotizziamo sia la traccia della forma dell'istantone. Questo è lo studio della funzione. Stessa cosa come prima, sottraendo 1, dividendo per 27, moltiplicando per un 27esimo, e tutta l'espressione la eleviamo al quadrato e togliamo due volte la costante di margine e base, otteniamo come risultato 4096.058.86.4956, vicinissimo a 4096, che già abbiamo detto cos'era.
Adesso ci sono queste altre equazioni. Una è questa, da cui questa è l'interpretazione. Queste sono le forme alternate, le evidenziamo perché ci servirà per effettuare un successivo calcolo su queste equazioni. Questo è lo studio della funzione, la radice per la variabile theta maiuscola, l'espansione in serie per r uguale a 0, espansione in serie per r uguale all'infinito, la derivata, l'integrale indefinito, le rappresentazioni in serie, cioè in forma di serie. Ora, da quest'altra equazione, noi prenderemo questa parte qui, otteniamo questa espressione che calcoliamo, che dobbiamo calcolare, e questa è la forma alternata, assumendo k grande, r piccola e z grande che siano positivi. Questa che noi considereremo successivamente. Anche qui lo studio della funzione, la radice, la derivata, l'integrale indefinito, il limite, le rappresentazioni in forma di serie. Ora c'è quest'altra equazione, di cui noi prenderemo questa parte qui. Quindi, the right hand side, come si dice in inglese, il membro di destra, questa parte. Questa è l'espressione, quindi, che dobbiamo sviluppare. E questo è il risultato. Vedete, i risultati li abbiamo marcati in rosso, i vari risultati delle varie equazioni che abbiamo pian piano sviluppato. Ora, dalle tre espressioni precedenti otteniamo, dopo alcuni calcoli, questo. Questa è la somma di quelle forme alternate che abbiamo visto precedentemente. Questa è l'espressione finale. Queste sono le forme alternate, la radice di teta maiuscolo, la radice per la variabile teta maiuscolo, l'espansione in serie per r uguale a 0, l'espansione in serie per r uguale a infinito, la derivata, l'integrale indefinito. In questo caso, invece di prendere il risultato che abbiamo visto prima, prendiamo il risultato della derivata, quindi questo. Prenderemo questa espressione. Da cui otteniamo queste forme alternate. E queste, assumendo k maiuscolo, r minuscolo e z maiuscolo che siano positivi. Anche qui, quindi, lo studio della funzione, le radici reali, le radici per la variabile z, l'espansione in serie per r uguale a 0, l'espansione in serie per r uguale a infinito, le derivate, cioè la derivata, l'integrale indefinito, il limite, rappresentazione in serie, ancora. Per la seconda volta effettuiamo, anche in questo caso, il calcolo sul risultato della derivata, quindi su questa espressione. Ecco. Quindi dal risultato della derivata, quindi questo, che è questo, noi otterremo questa forma alternata, una e due. Anche qui lo studio della funzione, le forme alternate assumendo k maiuscolo, r minuscolo e z maiuscolo che sono positive, anche qua le radici reali, anche qua le radici per la variabile z, anche qua l'espansione in serie per r uguale a 0, e così via. Ecco,
dalla forma alternata, da una delle due forme alternate visime presenti, in questo caso questa, che sarebbe, non sarebbe altro che questa qui che abbiamo visto prima, vi facciamo vedere. Questa qui. Ok? Meno 128 più y alla quarta, z al quadrato, radice di r su k, eccetera. Quindi da questa forma alternata, questa è l'espressione, noi otteniamo questo risultato. Anche qui lo studio della funzione, le radici, l'espansione delle serie per r uguale a 0 e per r uguale all'infinito, la derivata, l'integrale indefinito, il limite. Dal risultato che abbiamo visto prima, per k maiuscolo e z maiuscolo uguale a 64 ed r minuscolo uguale a 4, noi otteniamo questa espressione che ci conduce a questo risultato. Notiamo che questo risultato l'abbiamo anche evidenziato così in rosso, è un numero trascendente molto vicino a 2π. Infatti abbiamo messo circa uguale a 2π col segno negativo. Questo è lo studio della funzione. Ora, visto e considerato che questa espressione, che è quella che ci dà meno 2π, è vicinissima a 2π, moltiplicandola per un mezzo, tutta l'espressione, elevandola al quadrato, quindi ci darà un numero vicinissimo a π, e moltiplicandola per un sesto, avremo π al quadrato fratto 6, circa. Ma π al quadrato fratto 6 è 0,2, il valore di 0,2. Infatti, il risultato è un numero vicinissimo a z2, 16449309, 16449934. Questo quindi è il risultato. Questo è lo studio di questa funzione, di questa espressione, anche qui. Okay. Adesso abbiamo quest'altra equazione, di cui prendiamo questa parte, sempre the right hand side. Sempre il membro di destra di questa equazione, da cui questa è l'espressione, e da cui otteniamo questo risultato. In questo caso il programma ci fa vedere anche i grafici in tre dimensioni, sono figure che noi correliamo, che noi facciamo. Connettiamo, diciamo, a quelle che potrebbero essere le dibrane o gli santoni, la forma geometrica che potrebbero prendere, o meglio, l'impronta che potrebbero prendere le dibrane o gli santoni. Questa è la parte reale e questa è la parte immaginaria. Questo è il grafico in contorno, parte reale e parte immaginaria, da cui possiamo vedere alla lontana una certa somiglianza a un frattale, qualcosa che si ripete. Anche qui lo studio della funzione. Quindi dal risultato, da questo risultato, per k uguale 4, g uguale 8, noi otteniamo questa espressione e quindi questo risultato, che è questo qui. Anche qui lo studio di questa espressione, anche qui rappresentazioni delle serie, rappresentazioni integrale. Da questa espressione, dopo alcuni calcoli, e precisamente effettuandone il logaritmo, moltiplicandola per 108 cambiato di segno, perché 27 per 4 fa 108. 108 è un numero importante, in quanto 108 per 16 fa 1728, che sarebbe il numero di Hardy-Ramanujan meno 1. Quindi 20, meno 27 per 4 per il logaritmo di tutta l'espressione, più 4 del numero di Lucas e più il coniugato, cioè l'inverso del rapporto aureo, ci darà questo risultato,
che sviluppato ci dà questo numero decimale, 1728,95276,14288, anch'esso molto vicino al numero di Ardi Ramanujan, 1729. Anche qui lo studio della funzione, le forme alternate. Anche qui, effettuando la radice quindicesima di tutta l'espressione e aggiungendoci il regolarizzatore che comprende la costante di Marvis e Barnes, otterremo questo risultato, che è 1,644,935, vicinissimo a 1,644,934, che sarebbe il valore di z2, cioè pi greco al quadrato fratto 6. Anche qui lo studio della funzione, le forme alternate, anche qui dividendo l'espressione, o meglio, sottraendo 1 all'espressione che ci dà circa 1729, dividendola per 27 o moltiplicandola per un 27, elevando tutto al quadrato e aggiungendo 3 mezzi per la costante di Marvis-Weinbach, otteniamo questo risultato, che in forma decimale verrà espresso come 4096,057,84667, vicinissimo a 4096, che sappiamo ormai cos'è. Anche qui lo studio della funzione, quindi le forme alternate, eccetera. Adesso abbiamo questa ultima equazione. Questa è l'espressione, interpretazione, e questo è il risultato. Anche qui abbiamo le forme alternate, l'espansione in serie per m uguale 0, la derivata. E ora, dal risultato, se facciamo corrispondere alle lettere questi valori, questi, otterremo questa espressione, da cui questo risultato. Ora, dividendo la precedente espressione, dove abbiamo visto che si otteneva un numero per 10 alla meno 7, quindi dividendo questa espressione precedente per questa, da cui abbiamo ottenuto questo risultato, cioè un numero che è moltiplicato per 10 alla meno 9, quindi dividendo la precedente espressione per quest'ultima, otteniamo, questa è l'espressione, otteniamo questo risultato, che in forma decimale viene espresso così: 34,472564144, da cui, dopo alcuni calcoli, quindi prendiamo l'espressione, l'invertiamo e la moltiplichiamo per 57, che è la somma di due numeri di Fibonacci, praticamente 55 più 2, abbiamo questo risultato, un numero, posso dire, approssimato, una buona approssimazione a 1,644, ma abbastanza lontano ancora. Noi però dal risultato, sottraendo 7 più 4 quinti moltiplicato il regolarizzatore contenente la costante di Marvis-Weinbach, otteniamo 1,64473, che questa volta è molto più vicino, vicinissimo al valore di z2, che è pi greco al quadrato fatto 6, sempre lo studio, e otteniamo sempre dallo stesso risultato, che è questo: sottraendo meno 31 moltiplicato il regolarizzatore contenente la costante di Marvis-Weinbach, otteniamo anche una ottima approssimazione al valore del rapporto aureo, 1,618,68,218, 1,618,033,988, eccetera. Anche qui lo studio della funzione. E fin qui. Allora, con questo che abbiamo fatto vedere, con questo lavoro che abbiamo presentato con questo video, vogliamo far notare questo, che anche
in questo settore analizzato, in questo lavoro in cui si tratta dei di istantoni connessi alle D-brane, quindi alle brane di Dirichlet, ripeto, quindi anche in questo settore della teoria delle stringhe che riguarda i di istantoni, noi sviluppando le equazioni che andiamo ad analizzare sotto opportune condizioni iniziali che noi forniamo, e noi le forniamo in maniera coerente, cioè basandoci sempre sul concetto del numero 8 come base, che 2, 4, 16, 32, 64 sono tutti numeri da cui noi partiamo dal numero 8 per ottenere questi numeri, li sostituiamo nelle varie espressioni e otteniamo dei risultati che fino adesso si sono mostrati coerenti. I risultati dello sviluppo di tali equazioni sono sempre i famosi numeri ricorrenti. Cosa sono i numeri ricorrenti e quali sono? I numeri ricorrenti si dicono così perché sono appunto risultati che ogni volta che andiamo a sviluppare equazioni di un settore della matematica o della fisica teorica, in particolar modo della teoria delle stringhe, ricorrono sempre, cioè sono sempre i medesimi. E questi sono 1729, che è il numero di Hardy-Ramanujan, o anche il range della massa del candidato Gruebel F0 1710, che è un mesone scalare. 4096, che è 64 al quadrato e che è moltiplicato per 2 dal gruppo di Gauss S0 8192, fondamentale nella teoria di stringhe bosoniche aperte. 1644934, che non è altro che Z2, un valore della funzione Z di Riemann, che è uguale a pi greco al quadrato fratto 6. E infine 1,618033,98, che è quello che viene chiamato rapporto aureo, o come chiamavano gli antichi, divina proporzione, che è data dalla radice di 5 più 1 fratto 2, radical 5 più 1 fratto 2. Soprattutto su questi due ultimi numeri noi vogliamo focalizzare la nostra attenzione, in quanto noi crediamo, ipotizziamo che sia il rapporto aureo che Z2 siano le impronte, siano le tracce della forma che possono prendere le dimensioni extra della teoria delle stringhe, della teoria o della teoria M, quando si avvolgono, quando si compattificano in un oggetto geometrico complicato che viene definito spazio o varietà di Calabi-Yau. Questo spazio o varietà di Calabi-Yau, nel caso della compattificazione delle dimensioni della teoria delle stringhe o della teoria M, non si sa ancora la forma che può assumere. Noi pensiamo che Z2 e il rapporto aureo siano l'impronta di quello che potrebbero essere le forme di questi spazi. Ripeto, la teoria M e la teoria delle stringhe prevedono un universo di 10 o 11 dimensioni. Le quattro dimensioni sarebbero le nostre, le tre spaziali più il tempo, che noi solitamente studiamo. Le altre vengono definite dimensioni extra e si compattificano in quelle oggetti geometrici che vengono definiti varietà di Calabi-Yau. Riguardo la forma di queste varietà, noi crediamo, ripeto, che Z2 e il numero aureo possano essere l'impronta di questa forma. Quindi, forma che rispecchieranno cerchi, ellissi, spirali, curve chiuse, tutto ciò che può formare un qualcosa dove è insito pi greco e il rapporto aureo. Non solo, noi crediamo, siamo fortemente convinti che la matematica che utilizziamo, la matematica di Ramanujan, quindi la teoria dei numeri, la teoria analitica dei numeri di Dirichlet e la teoria geometrica della misura, potranno dare un ulteriore contributo alla fisica teorica e precisamente allo studio dell'unificazione delle interazioni fisiche fondamentali, perlomeno dal punto di vista puramente matematico. Quindi, teoria dei numeri, teoria analitica dei numeri, teoria geometrica della misura, utilizzate per portare pian piano verso una teoria che unifichi, perlomeno dal punto di vista matematico, le quattro interazioni fisiche fondamentali, cioè la gravità, l'elettromagnetismo,
la forza debole e la forza forte. Grazie.